Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un video un po' diverso, anche perché purtroppo c'ho poco tempo, quindi voglio fare una cosa un poco rapida. E niente, signori, prima cosa, buone vacanze passate, buon Natale passato, spero che avete mangiato come che avete avuto tanti regali. E niente, oggi vedremo tutte le varie linee di dialogo, tutto quello che dice, c'è il nostro punto di osservazione della laguna, quindi direi di non perdere altro tempo. Voi per adesso non mi sentirete più, mi sentirete solo alla fine del video, e quindi signori, io vi lascio alla laguna. Sotto la superficie dell'acqua, negli abissi preistorici, vivevano magnifiche meraviglie marine. Signore e signori, preparatevi a restare senza parole. Questa laguna è stata progettata per ospitare i nostri rettili marini. In realtà, questi affascinanti animali non sono dinosauri, anche se sono vissuti in epoche simili. La laguna accoglie le creature marine preistoriche. Lasciamoci alle spalle cielo e terra e tuffiamoci in un misterioso ambiente acquatico. Come le loro controparti terrestri, questi animali acquatici sono perfettamente a loro agio nel proprio ambiente e sanno muoversi con incredibile naturalezza. Anche se molte specie marine passano la loro intera vita in acqua, alcuni predatori sono abbastanza forti da saltare fuori dall'acqua per sferrare attacchi devastanti. Le balene e gli squali che popolano i mari moderni sono animali piccoli in confronto ad alcune colossali specie acquatiche che dominavano gli oceani milioni di anni fa. Nelle profondità dei mari primordiali, questi animali affrontavano una costante lotta per la sopravvivenza in un regno oceanico in cui qualsiasi predatore poteva diventare preda. Un tempo, i rettili marini che vedete facevano parte di un grande regno sottomarino, con catene alimentari ed ecosistemi spesso dominati da animali come questi. Si pensa che le acque preistoriche fossero significativamente più calde rispetto a quelle odierne, perciò abbiamo cercato di riprodurre temperature simili nelle acque del parco. L'ora del pasto nel recinto dei rettili marini è uno spettacolo unico. Date un'occhiata agli orari di alimentazione e preparatevi a restare a bocca aperta. Grazie per il vostro interesse nella nostra favolosa laguna. Siete pronti a scoprire cosa si cela sotto le onde? Ci auguriamo di sì, perché potreste bagnarvi un po'. Quando questi animali comparvero negli oceani della Terra, i mari preistorici ospitavano già una miriade di pesci, ammoniti e altre forme di vita acquatiche. Bene, gente, quindi queste erano tutte le line che appunto abbiamo per la laguna. Non so se mo cambiano tra le varie lagune, penso di no in realtà. Però posso dire che nella versione inglese è fatto molto meglio il doppiaggio, perché c'è tipo un imitatore della persona che in teoria nel tour di Jurassic Park faceva da guida nel primo film. Ma non mi ricordo bene, se non sbaglio è tipo un cantante, era giustamente, però il cantante adesso purtroppo è morto, e quindi nel gioco hanno usato un imitatore nella versione in inglese. In italiano, come avete potuto sentire, invece c'è tipo una specie di robot, come se fosse Google Traduttore, e molte volte purtroppo gli accenti sono sbagliati e strani. E niente, signori, quindi per questo video era tutto. Spero vi sia piaciuto, che per un video molto, molto particolare, lo so, non è una cosa che faccio sempre, però secondo me è molto interessante comunque vedere le varie line, le varie cose che possono dire, diciamo, le nostre guide per il parco. Bene, signori, vi saluto, ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao!